Ciao da lunadividlab.it, eccoci di nuovo al tedesco di base. Oggi vediamo un argomento un po' più leggero rispetto ai precedenti e anche più divertente. L'argomento di oggi è Was essen wir zum Mittag? Cosa mangiamo a mezzogiorno? E quindi andiamo ad imparare i nomi di alcuni cibi. Vicino ai nomi trovate anche la formazione del plurale quando c'è. Nel caso della pasta, di noodle, è un nome già plurale. Poi abbiamo il riso, der Reis, il pane, das Brot, die Suppe, la minestra, der Keks, il biscotto, das Ei, l'uovo, das Fleisch, la carne, der Fisch, il pesce, le famose Kartoffeln, le patate, di tomate, il pomodoro, der Salat, l'insalata. Verdura in generale si dice das Gemüse. Poi abbiamo la frutta, der Apfel, la mela, di banane, la banana, oppure frutta in generale, das Obst, der Käse, il formaggio, di salami, ma si può dire anche Wurst, der Schinken, il prosciutto, di maionese, di citrone, das Öl, l'olio, aceto si dice der Essig, il pepe, der Pfeffer. Das Salz, il sale. Condimento o spezia, in generale, si dice das Gewürz. Il burro, di butter, der Zucker, lo zucchero, der Kuchen, il dolce o torta, di cioccolate, der Pudding, di marmellade, der Kaffee, der Wein, das Wasser. Possiamo dire anche Mineralwasser, acqua minerale, das Bier, che diventa di bire al plurale, quindi attenzione al cambio di pronuncia, das Bier, di bire, di Milch, il latte, der Tee, il tè. In generale bevanda si dice das Getränk. Adesso impariamo i nomi dei pasti. Das Frühstück, la colazione. E a colazione si dirà zum Frühstück. Das Mittagessen, il pranzo. Das Abendessen, la cena. Vediamo adesso alcune frasi che possiamo imparare. Was gibt es heute zum Mittagessen? Che cosa c'è oggi per pranzo? Es gibt, infatti, viene usato per dire c'è, ci sono. Es gibt hier nichts zu essen. Non c'è niente da mangiare. Heute gibt es, oppure zum Mittagessen, gibt es Fleisch mit Kartoffeln. Gibt es zum Mittagessen Käse und Kartoffeln? Nein, zum Mittagessen gibt es keinen Käse und auch keine Kartoffeln. Vi ricordate la negazione kein? L'abbiamo vista nella terza lezione, se non mi sbaglio. Ora vediamo come si dice avere fame e avere sete. Avere fame si dice hungrig sein, oppure Hunger haben, cioè puoi dire ich bin hungrig oppure ich habe Hunger. Avere sete, stessa cosa, durstig sein o durst haben. Il piatto, nel senso di pietanza, la portata, è das Gericht. Bicchiere invece das Glas. Adesso vediamo il presente del verbo mangiare, essen. Ich esse, du isst, sie isst, wir essen, ihr esst, sie essen. E adesso il presente del verbo bere, trinken. Trinke, trinkst, trinkt, trinken, trinkt, trinken. Per oggi è tutto, alla prossima. Ciao ciao!